Ieri sera si è aperta la rassegna di liberi a Villa Pallavicini. Il cardinale Matteo insieme a Franco Nembrini hanno aperto questa rassegna che dal nome dice la speranza di in qualche modo riprenderci alcuni spazi, alcuni momenti di vita, di relazione, anche di dialogo culturale. Dopo l'inaugurazione del giardino di Dante Alighieri, Franco Nembrini e il cardinale sono intrattenuti sull'opera del poeta a 700 anni dalla sua morte. Diversi sono stati i temi in una serata piacevolissima, con un clima meraviglioso, con una partecipazione numerosissima di tantissima gente, di tantissimi cittadini e cittadine. In particolare ha colpito il pubblico i due accenni, uno al tema della speranza, che è il tema sottointeso alla rassegna di Liberi, perché Dante Alighieri termina l'inferno dopo esserci entrato nella selva oscura a rivedere le stelle, come a dire che non c'è nessuna situazione, circostanza di oscurità, di buio, di difficoltà. Il cardinale ha detto che la selva oscura di oggi è la pandemia, in cui non sia possibile tornare a vedere le stelle, in cui non sia possibile che una luce renda in qualche modo il bene, renda presente un bene dentro una situazione, una circostanza come quelle che abbiamo vissuto tutti quanti. Un secondo accenno bellissimo è sulla misericordia. All'inizio del purgatorio si parla di un uomo che per una lacrimetta è riuscito a salvarsi. Nembrini l'ha raccontato in una maniera straordinaria e il pubblico ha particolarmente gradito questo accenno alla speranza come misericordia di Dio. Per ciascuno di noi c'è una possibilità di emergere, di salvarsi anche soltanto con un semplice atto di compunzione come una lacrimetta. Una serata piacevolissima che ha dato il via a una rassegna che vedrà ogni mercoledì alcuni ospiti dialogare con il cardinale ma anche con alcuni giornalisti su alcuni libri che hanno visto la luce in questi mesi. La rassegna di libri prosegue con l'incontro tra il cardinale e Antonio Pulito, il vice direttore del Corriere della Sera, sulle regole del cammino. Prosegue con lunedì 21 giugno con la Virtus per celebrare i 150 anni di questa società sportiva, questa polisportiva. Incontreremo anche diversi atleti della Virtus che andranno a Tokyo 2021. E poi Mariella Carlotti sui restauri della Basilica di Betlemme, e poi Sinisa Mihajlovic il 5 di luglio. Poi il 14 luglio Matteo Marani, il direttore di Sky Sport, con il cardinale Matteo, e infine Cesare Cremonini con il suo ultimo libro insieme al cardinale, un dialogo che ci aspettiamo possa essere davvero un'occasione straordinaria per un incontro tra la Chiesa di Bologna e la musica